Mi cospargo il capo di cenere, chiedo scusa se sono stato assente in questo periodo, vuoi il lavoro, vuoi il calciomercato, vuoi una cosa o un'altra, insomma chiedo scusa se non sono riuscito ad aggiornare un po' il canale. L'ultimo video infatti riguarda appunto il possibile passaggio di mano tra Della Valle e Commisso e ora ci si ritrova a distanza di diverse settimane con un nuovo presidente, alcuni lo chiamano patrone, patrono lasciamolo alla famiglia Della Valle. Ora noi abbiamo il presidente Rocco Commisso, denominato anche Rocco. Oh, ecco, finalmente abbiamo un presidente. Allora, a pelle, voglio essere sincero, mi dà l'idea di essere una persona veramente molto decisa, una persona molto simpatica, una persona che sa dove vuole andare a parare e sa perfettamente cosa e quando dirlo, nonostante non sia cioè è italo-americano, ma non ha la padronanza della lingua italiana, ma comunque arriva a dire ciò che vuole arrivare. Le ironie, no? Le battute si sono sprecate. Abbiamo capito più in 10 minuti di chiacchiere con Commisso che tutte le chiacchiere fatte da Corvino fino ad oggi. Battuta a parte, se ne è andato via anche Pantaleo Corvino. Insomma, questo è un video un po' riepilogativo di tutto ciò che è successo, lo sapete meglio di me. Voglio darvi un commento, non voglio fare cronaca e basta, voglio darvi un commento. Io sono molto contento e vedo e sento finalmente una città, Firenze, e tutti i tifosi della Fiorentina, siamo tutti contentissimi. Dobbiamo però respirare un attimino e dire che, bene, a parole tutto alla grande, perfetto, meraviglioso ora, però ci sono i fatti. E i fatti chiaramente non c'è urgenza, non c'è fretta, anche se chiaramente la Fiorentina prima la si forma meglio è, però è stato confermato Montella, c'è il nuovo direttore sportivo Pradè e quant'altro. Quindi insomma, piano piano, non dico l'organigramma, ma lo scheletro di coloro i quali dovranno poi interagire con i vari agenti di mercato, i procuratori e quant'altro, ci sono. E questa è la cosa più importante. Che Fiorentina mi aspetto? Mi aspetto una Fiorentina totalmente diversa e signori, mi aspetto una rivoluzione perché io non è che mi dimentico di video che ho fatto precedentemente, che alcuni stanno azzerando, ma. No, assolutamente. La Fiorentina 2018-2019 è stata costruita male, ha fatto un campionato imbarazzante e stava per finire in maniera disastrosa in Serie B e solo la fortuna e i demeriti degli altri non ci hanno fatto andare in Serie B, non i meriti nostri. Bene, quindi aperte chiusa questa parentesi, c'è una Fiorentina da rifondare totalmente. C'è chi vorrebbe la cessione di Chiesa, almeno si comincia a prendere qualche altro giocatore, però qui so, questo è l'autofinanziamento, però cioè io vendo Chiesa 80 e compro altri 2-3 giocatori da 30.000 euro. Bene, questo chiaramente è un autofinanziamento, ma allora ora mi viene da dire, se ci stai Babbo Ricco, a questo punto fammi sognare. Se tu mi vendi Chiesa, mi fa sognare un po' meno. Se tu mi vendi Vertù, mi importa assai. Se tu mi vendi, non so, Biraghi, mi importa assai. Se tu mi vendi Chiesa, sinceramente, non si parte benissimo. Anche perché, ripeto, la Fiorentina, secondo me, nella fattispecie Commisso, mi riempie quelli bravi, i soldi per mantenere Chiesa ce li ha. E per comprare ulteriormente a Chiesa ce li ha. Quindi, io vorrei una Fiorentina rinforzata, via tutti quelli che non si possono vedere e che quest'anno hanno fatto schifo. Ricostruiamo la Fiorentina intorno a Chiesa, non svalutiamo determinati giocatori perché insomma sento dire appunto di Vertù, Pezzella, Milenkovic, Biraghi, bene, se vogliono andare via vadano via, ma chiaramente non deprezziamoli. C'è la Fiorentina, ora va bene, c'ha soldi, liquidità, però oggettivamente c'è la possibilità anche di fare meglio. Io mi aspetto una Fiorentina che possa competere fra le prime 6 il prossimo anno, ma senza dubbio, quanto è registrato questo video, io vorrei che la Fiorentina torni insomma, a competere per le posizioni alte e vorrei anche una qualificazione alla prossima Europa League perché la Fiorentina, se rinforza quei 3-4 reparti e quei 3-4 ruoli importanti, sicuramente può fare qualche cosa. Dove li deve rinforzare? Sicuramente un centrale difensivo che, se dovesse rimanere Pezzella, un difensore centrale che dia manforte a Pezzella, un terzino destro di ruolo e quindi magari anche il centrale non ce n'è nemmeno bisogno perché riadatti Milenkovic a centrale e prendi un bel terzino destro forte, il Biraghi della situazione fa panchina e gioca un terzino sinistro con i controcavoli, il regista che all'interno dello scacchiere di Montella è fondamentale, un Krunic, un Sensi,
un Ben Nasser, qualcheduno, e possa, poi dopo, appunto, se rimane Chiesa, un bell'attaccante Simeone, se vuole rimanere, faccia panchina, farà le partite Coppa Italia contro i Carpi, anzi forse i Carpi non c'è nemmeno, però insomma un centrale forte e un esterno sinistro, tanta roba, visto che Muriel non c'è più. Io farei in questa maniera, ecco, questa è la mia, è l'idea della Fiorentina 2019-2020. Comunque, ovviamente cercherò di pubblicare più video e cercherò ovviamente di portare anche un mio pensiero anche a eventuali, ci auguriamo, acquisti, e non me la sono sentita con tutto il rispetto di fare un video né per Rasmussen né per Terzic, perché da mano nei capelli le ultime due coordinate, se Dio vuole, sono finite. Iscrivetevi al canale se lo ritenete opportuno. E un saluto da Leo Firenze, sempre sul pezzo. Ciao!